Siamo con l'executive chef di questo ristorante, lei è portoghese, si chiama Maria de Lourdes Ribeiro Nunes e guarda caso lei portoghese cucina un filetto con una carne piemontese e adesso è un filetto particolare, è ovviamente un piatto che lei ha inventato mettendo insieme un pochettino le conoscenze, le sue conoscenze di chef e soprattutto utilizzando un sacco di spezie. Uso filetto di vitello piemontese unico esclusivamente, abbigliando dopo un conjunto di spezie che vanno da canela allo chiodo di carofano, a baga di ginepro, al pepe rosa, un po' di aglio, un po' di shallotte e cipollina sott'aceto piccole e dopo anche un po' di alloro e un po' di rosmanino. Questa carne viene passata un po' di farina, fatta arrostire un po' con olio extravergine d'oliva, passando dopo a ser flambado com um pouco de cognac, a qual aggiungo um pouco de vinho barbaresco, utilizando anche qui um produto regione. Alla fine, um pouco de pepe sopra, e devo dizer que é veramente um fileto tanto, tanto apreciado. Siamo alla Gran Baita di Savigliano, uno dei locali storici della città, con Piero Strocco che attualmente è l'unico proprietario. Qua abbiamo, cominciamo con i salumi, ma anche i salumi hanno una caratteristica. I salumi sono locali e si differenziano da paese a paese. I salumi si differenziano da paese a paese con una strana assonanza con i dialetti. Ad esempio i salumi savilianesi sono completamente diversi dai salumi che so io di Alba, astigiani o di paesi fossanesi addirittura qui nel vicinato. Cambia proprio la lavorazione della carne. In particolare questo che cos'è? Questo è salume secondo la più stretta tradizione savilianese. Altri piatti tipici che possiamo degustare oggi? Oggi degusteremo sicuramente il filettuccio di vitella piemontese, di vitella perché la femmina che è molto più tenera. Assaggeremo un girello di vitella piemontese e assaggeremo un vitello tonnato, che sono piatti, un calice di vitello tonnato, che sono piatti tipicamente nostri. Seguiremo con qualche primo, agnolotti o riso mantecato di Nino Bergese, ma l'autentico riso mantecato di Nino Bergese, non modificato minimamente, perché siamo in possesso della ricetta autentica di Nino Bergese. Come secondo, naturalmente, non può mancare una costata di vitella piemontese che ci divideremo. Una nostra caratteristica è offrire anche la fantasia di costate. Un gruppo di amici di 4, 5, 6, 7 possono prendersi 4, 5, 6 tipologie di costate suddivise in 5, 6 parti, che così possono nella stessa serata assaggiare, che so io, la piemontese, la blonda Kitten, l'angus, il black angus americano, oppure l'angus irlandese, la stessa cosa.